La telemedicina ha potuto giocare un ruolo chiave nell'ultimo anno di emergenza sanitaria, ma perché è importante puntare sulla telemedicina in questo momento storico, ma soprattutto per il futuro? Ne parliamo con Giulia Franchi, che è founder e CEO di Wellmed. Benvenuta Giulia. Ciao Deborah, buongiorno a tutti. Ma perché è importante ora e per il futuro? Innanzitutto, sicuramente, come tutti sappiamo, perché il Covid ha reso evidente a tutti che innanzitutto i pazienti devono stare fuori dai luoghi di cura. Questo permetto, sono un medico, noi medici lo sapevamo già, ma il Covid lo ha reso evidente a tutti, quindi per innanzitutto motivi di sicurezza. I pazienti hanno anche bisogno di una relazione continua con i curanti. Questo il mondo fisico analogico, come in tutti gli altri settori, non lo può garantire. Il medico vede il paziente in visita per mezz'ora durante il ricovero per una settimana, il paziente che torna a casa ha il suo problema sempre e quindi sono necessari degli strumenti per dare continuità di cura e di comunicazione. E l'accesso alle cure deve essere democratico, quindi deve essere per tutti, indipendentemente da dove le persone si trovino e quindi dalle dimensioni dello spazio e del tempo. Questo solo il digitale lo può garantire. Un altro punto importante è la normativa anche in Italia, e questo sicuramente è uno dei pochi meriti, diciamo, o punti positivi della pandemia, ha finalmente cominciato a dare delle regole di erogazione e di rimborsabilità delle prestazioni di telemedicina. E infine, dal mio punto di vista, perché diciamo che la domanda e offerta, cioè gli erogatori delle prestazioni, quindi strutture, medici e le persone, quindi quelli che per noi sono i pazienti, credo siano pronti al cambiamento. Quindi questi sono sostanzialmente i tre motivi che traghetteranno la telemedicina oltre, dal mio punto di vista, l'era Covid. Perché pensi sia necessario un passaggio da telemedicina a medicina digitale? Dunque, innanzitutto perché la medicina, se ben fatta, dal mio punto di vista non è prestazione centrica, non è un insieme disgiunto di prestazioni, ma è rapporto medico-paziente centrica. La telemedicina, come descritta nelle linee guida di indirizzo nazionale, e per quello che è, sono le prestazioni, quindi dalla televisita al teleconsulto, eccetera. E oltre alla telemedicina, il digitale deve, e quindi alle singole prestazioni, il digitale deve fare altro e deve fare di più. Innanzitutto, dal mio punto di vista, deve rivoluzionare i processi. Io faccio un esempio sempre molto banale, ma nessuno di noi usa il cellulare andando a cercare una cabina telefonica. Quindi il cellulare non ha solo, diciamo, dato il valore aggiunto di avere la comunicazione a portata di mano, ma ha cambiato i nostri comportamenti e i nostri processi. Questo deve avvenire anche per la medicina. Le prestazioni devono essere erogate in modalità alternativa a quello che avviene oggi, quindi diciamo per esempio alla presenza in ambulatorio. Quindi questo è il primo grosso concetto. Non basta la tecnologia, ma è proprio un insieme di processi che devono essere cambiati. In secondo luogo, la medicina digitale deve creare connessione, la cosiddetta connected care. Nel mondo analogico, gli episodi che caratterizzano il cosiddetto patient journey sono per forza singoli e separati, e questo, diciamo, è il pain point, la difficoltà, no? Nel creare un continuum of care del paziente. Il digitale deve renderli continui e tra i diversi attori, quindi nella complessità dei diversi erogatori, della medicina multidisciplinare, di tutta appunto la complessità del patient journey, il digitale deve riuscire ad unificare. Inoltre, dal mio punto di vista, questo è molto importante, deve migliorare la relazione medico-paziente. Io questo ci tengo moltissimo perché
c'è anche dibattito sul fatto che il digitale sia freddo e sul tema del rapporto. Di nuovo faccio l'esempio della telefonia perché la usiamo tutti, ma il fatto che ci messaggiamo, usiamo i social, usiamo WhatsApp, non inibisce il rapporto umano di vedersi, e probabilmente il momento di fisicità è il momento in cui i rapporti gli si dà valore aggiunto, ma la continuità con cui possiamo messaggiarci, avvisarci, eccetera, sicuramente rafforza il rapporto, che sia, diciamo, di amicizia piuttosto che in sanità un rapporto di cura. E infine, anche questo ci tengo tantissimo, dal mio punto di vista, e questa per me è la mission nostra e della medicina digitale, deve portare progresso. Ad oggi la telemedicina è intesa come prestazioni, la medicina digitale come strumenti di continuum of care, ma il vero valore del digitale e non posso che vederla così da medico, è di migliorare le cure del paziente, e questo deve essere per forza data driven. Io dico sempre che la medicina ha fatto un passo avanti, tutti lo riconoscono, con la evidence-based medicine. I dati, se ben organizzati, provenienti da fonti diverse, ben organizzati ovviamente nel rispetto della privacy del GDPR, ma devono creare quella che impropriamente io chiamo big evidence-based medicine, cioè data-driven, cioè dato proprio dai dati, che oggi in medicina sono ancora sostanzialmente a silos, non interrogabili, e quindi c'è poca evidence-based medicine data da dati che nativamente vengono raccolti e utilizzati per analisi, modelli predittivi, eccetera. Quindi questo, secondo me, è la vera mission della medicina digitale. Vi lascio un'immagine che faccio sempre, anche questa, diciamo, banalizzante, però chiara: c'è il medico, una volta, ma ce ne sono ancora, che scrive a mano. C'è il medico che riceve e manda dati, quindi che sia un po' informatizzato e magari che fa anche prestazioni di telemedicina. Domani, dal mio punto di vista, ci deve essere un medico che non scrive, che non inserisce dati, ma che fa quello che il medico vuol fare, per cui ha studiato e che gli piace fare, quindi parlare, visitare col malato, capire, ragionare, ed è il digitale che inserisce, capisce, referta e guida il medico anche in scelte più corrette e personalizzate sul singolo paziente, grazie all'aiuto dei dati. Quindi questo per me, diciamo, è il passaggio alla medicina digitale. Grazie. Infine vorrei chiederti: che ruolo possono avere le startup in questa innovazione? Io sono fondatrice di una startup, quindi credo avranno un grande ruolo. Sicuramente nel guidare, dal mio punto di vista, il cambiamento e la disruption, sotto tanti punti di vista. Innanzitutto tecnologico, la tecnologia innovativa, dal mio punto di vista, lo è quasi sempre by design, quindi non è su un sistema, diciamo, pensato per altre finalità in cui si aggiungono funzionalità, questo, diciamo, è possibile, ma una tecnologia innovativa by design, quindi con già il presupposto della medicina digitale, sicuramente è un qualcosa in cui le startup possono e devono guidare. Abbiamo sicuramente degli aspetti che ci facilitano in questo processo, quello proprio del cambiamento e dell'innovazione, data dalla poca struttura, anche di pochi schemi predefiniti, processi agili, quello che viene chiamata la Lean Startup, no? Quindi questo processo di ideazione, verifica e modifica molto rapido per adattarsi, e che a mio avviso serve molto nell'innovazione, quindi tempi rapidi di cambiamento e di messa a terra, di validazione, e anche il tema sicuramente di essere poche persone, quindi anche lì poca struttura, ma molto coese, molto motivate e con pensiero innovativo, sicuramente aiuta a guidare al cambiamento e a metterlo a terra, quindi a realizzarlo. In WellMed lavoriamo in questo modo,
e cerchiamo di anticipare i bisogni e realizzare il futuro della medicina. Grazie. Grazie a te, Deborah.